Là, se avete visto il video di ieri, probabilmente avrete capito che da oggi partono i veri e propri Vlogmas, ovvero una serie di video che arriveranno tutti i giorni sul canale, sempre alla stessa ora. Quindi, quando state vedendo questo video, ancora non so quando, perché ho messo un sondaggio nella sezione community e su Instagram e state votando. Quindi sto aspettando di vedere i risultati del sondaggio per capire poi a che ora preferireste vedere video. Comunque sì, questi video partiranno appunto da oggi, vero e proprio, e usciranno tutti i giorni. Quindi, ragazzi, mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervene nemmeno uno. Che cosa andremo a fare di preciso in questi video? Un po' di tutto. Adesso vi spiego anche perché. Avevo intenzione di portare Vlogmas come se fossero una vera e propria serie nell'attesa di Natale, però diciamo che io ho lo stesso spirito natalizio del Grinch, quindi sarebbe stato un problema. Però ragazzi, è comunque una challenge. Io la prendo un po' come una challenge, come una sfida per me stessa, per vedere la mia creatività fin dove arriva. Quindi ovviamente cercherò di portare un video al giorno, appunto, fino al 25 di dicembre, dove di solito esce poi lo speciale natalizio come tutti gli anni. Quindi ragazzi, mi raccomando, non perdetevi niente perché ce ne saranno delle belle e probabilmente faremo anche qualche cazzata. Tra l'altro, guardate qua l'ultima trovata di mia sorella. Qual è stata? Ecco, appunto, parlavamo di Natale. Beh, dai, se non altro danno un po' di colore. Oggi ragazzi, come primo vlogmas, ho deciso di parlare dell'importanza di prendersi una pausa ogni tanto. Come avrete visto, da un po' di mesi a questa parte sto facendo tantissimi video sulla produttività, su come essere più produttivi, su come organizzo il mio tempo, su qual è il mio metodo di studio per l'università e tante altre cose del genere che, se non avete visto, trovate sempre nelle in alto a destra o comunque nelle playlist del canale. C'è un moscerino che mi dà fastidio, ok. E dicevo, qual è l'importanza di prendersi una pausa? L'importanza di prendersi una pausa è davvero, davvero assoluta, perché va bene essere produttivi, va bene fare quante più cose possibili in un singolo giorno, nel minor tempo possibile, ma ragazzi, ognuno di noi ha bisogno di prendersi i suoi tempi, i suoi spazi. La produttività è bella, e questo nessuno lo mette in dubbio, perché è molto più appagante finire una giornata dopo che hai fatto tantissime cose. Ma ovviamente ci sono anche quelle giornate no in cui ti svegli e non hai voglia di fare assolutamente niente, cosa che mi è successa oggi e ieri. Tra l'altro, io sto registrando questo video il 28 novembre di domenica, perché così mi preparo un po' di video, insomma, per i prossimi giorni, in modo da non trovarmi accavallata con tutte le cose che ho da fare, perché sì, purtroppo la mia produttività si prolungherà anche in questo mese di dicembre. Quindi niente, dicevo, ieri mattina mi sono svegliata con la voglia di non fare assolutamente niente, e infatti così ho fatto. Ho passato la giornata a fare cose, quindi del tipo editare un video che avete visto, ovvero il video di martedì. Poi ho guardato video su YouTube e praticamente ho fatto quello tutta la giornata, quindi non ho fatto nulla di legato all'università, nulla di legato a qualsiasi altra cosa. E va bene così, ragazzi, va bene così perché ogni tanto bisogna prendersi una pausa. Tra l'altro, sono dell'opinione che le pause servono proprio perché così sarai più produttivo una volta che l'avrai presa. Che poi comunque non è che non sto facendo proprio niente, perché tipo questa mattina sto registrando questo video e probabilmente più tardi lo editerò pure. Però diciamo che mi sono presa un po' di tempo per me per fare quello che mi piace fare, perché YouTube io non lo vedo né come un lavoro e né come una cosa brutta, diciamo, io lo vivo come una passione, come un hobby, come una cosa che mi piace fare, che quindi mi diverte e ho voglia di fare sempre. Ora, io lo so che questa cosa che vi ho detto potrebbe sembrare stupida per molti di voi, però fidatevi che fa bene sempre ribadirlo. L'obiettivo è quello di essere produttivi e non di essere una macchina che fa cose sempre, 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 sempre e non dà spazio ad altre priorità importanti che potrebbero essere, tipo prendersi cura di se stessi. Tra l'altro, non so se avete notato, ma ho lo stesso abbigliamento che avevo nello speciale natalizio dell'anno scorso. E sì, è una pura coincidenza. Quindi questo video la buttiamo un po' più sul motivazionale. Era un video per farvi capire che va bene prendersi una pausa, va bene essere produttivi, va bene fare quello che vi pare, basta che non intaccate la libertà altrui e non rompete troppo le palle. Tra l'altro, adoro la sincerità con cui dico le cose, non so voi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, lo so che sono troppo simpatica. Tra l'altro, DPCM permettendo, probabilmente potrebbero arrivare pure qualche vlog fuori casa, qualche vlog magari
magari natalizio in stile tutte lucine colorate, eccetera, eccetera. Ma ovviamente questo è a detta di Conte, insomma, bisogna capire cosa deciderà di fare con la campagna. Ovviamente questi vlogmas saranno più brevi dei video che porto di solito, quindi se i video che porto di solito sono di 10 minuti più o meno, questi potrebbero essere anche di 2, di 3, eccetera. Ovviamente poi dipende dal tipo di vlogmas. Tra l'altro questo era il primo video introduttivo, non sarà niente di che, lo so. Però niente, ragazzi, ci tenevo a fare un vlog al giorno, un video al giorno, fino al 25 di dicembre, e questo è quello che è uscito fuori oggi. Però non vi preoccupate che per i prossimi giorni ho sicuramente qualcosa di molto più interessante da portarvi. Quindi niente, ragazzi, detto questo, io do ufficialmente inizio a questa challenge, come avete potuto vedere. Spero che questo primo vlogmas vi sia piaciuto, che poi il primo vero e proprio non è, dovrebbe essere il secondo, dato che il primo era il trailer che avete visto ieri, ma quelli sono altri dettagli. E niente, io vi aspetto domani alla stessa ora per un prossimo vlogmas. Bella!